Giorgia Meloni è determinata a traghettare l'Italia fuori dalla forte crisi che sta avvolgendo la penisola. Proprio per questo, ha detto no al diktat. Ecco cosa intende dire. Giorgia Meloni ha vinto le ultime elezioni politiche e ora ha come unico obiettivo quello di rimettere in piedi un'Italia devastata dalla crisi e dagli ultimi avvenimenti. La leader di Fratelli d'Italia ha più volte parlato del suo programma politico e ora è giunto il momento di trasformare le parole in fatti. L'obiettivo è quello di parlare agli italiani, ma anche di ascoltare ciò che i cittadini hanno da comunicare. La Meloni si è infatti dichiarata disponibile ad ogni tipo di confronto, ma ha fatto presente che alla base del suo futuro programma esiste una clausola sulla quale non è disposta a sorvolare. Secondo la donna, il governo deve essere composto da persone competenti, in grado di portare a termine delle questioni che, se non affrontate, potrebbero causare altri problemi. Non c'è dunque spazio per tutte quelle persone raccomandate, che non hanno alcuna capacità, se non quella di ricevere dei soldi per lavori, che non hanno effettivamente svolto. La Meloni ha quindi detto che non accetterà in alcun modo i diktat, ovvero non si farà imporre nomi che non reputerà all'altezza del ruolo da svolgere. La leader di Fratelli d'Italia ha quindi espresso ancora una volta il suo parere su quello che sarà il prossimo governo italiano. Si parla infatti di un sistema improntato sulla politica, poiché non sarà la sola a guidare il paese, ma sarà affiancata da alleati molto competenti, da un punto di vista tecnico. Ogni persona dovrà poi risolvere i problemi, di natura personale in separata sede, in quanto sul luogo di lavoro si pensa esclusivamente a ciò che potrebbe giovare alla nazione. La Meloni ha poi parlato di come il suo partito abbia ereditato una condizione difficile, in quanto il precedente governo ha generato un grande debito pubblico. Per non parlare dei vari ritardi nei diversi settori di intervento. Sicuramente i buoni propositi abbondano e anche la determinazione di Giorgia Meloni, che sembra non conoscere battuta d'arresto. Le parole pronunciate dalla leader di Fratelli d'Italia hanno nuovamente trovato il consenso degli elettori che, ancora una volta, sono più che felici di aver espresso questa scelta il 25 settembre. Non dobbiamo fare altro che attendere e verificare quello che succederà nei prossimi giorni, sperando che tutto possa finalmente volgere al meglio. Qual è la vostra opinione su quanto espresso da Giorgia Meloni? Pensate che la donna possa risollevare le sorti di un'Italia devastata dalle difficoltà economiche? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti! Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.